Buonasera a tutti, perfetto. Dicevo, siamo qui ospiti di Vivo Qui, Pasquale Fuda è patron di casa, che adesso andrò a introdurre. Oggi faremo una live, eccoci qua, ciao Pasquale. Ciao Alessandro. Grazie ancora dell'ospitalità e dell'opportunità, insomma, di questa live. Speriamo che ci sia un buon engage da parte degli agenti immobiliari. Ciao anche a tutti quelli che cominciano a seguirci, vedo tanti amici e molti ormai noti alla nostra live. Eccoci qua. Oltre a me, sono Alessandro Pasquale, tra l'altro non mi sono presentato, scusate, sono un mero agente immobiliare della provincia di Verona, e c'è Salvatore Codetta, noto formatore del settore immobiliare. Ciao Salvatore. Ciao Alessandro, ciao Pasquale, buongiorno a tutte le persone collegate. Grazie, eccoci. Grazie. Da Roma. E poi Patrick Albertengo, il CEO direttamente dalla sua terrazza. Adesso vedete, non lo vedete, ma lui ha nascosto il pergolato abusivo che non voleva mostrarvi. Si vede Carlo Pagliai, eccolo là, lo vedete. Perfetto. Direttamente dalla sua terrazza. Bene, abbiamo raggiunto insomma una buona base di presenze. Allora, oggi parliamo appunto, come vi dicevo, di formazione e valutazione online. Ci siamo preparati delle domande, in realtà Pasquale aveva preparato delle domande che ho pensato bene di ignorare palesemente e di andare su delle tematiche insomma un po' più pepate. Iniziamo con la formazione. Mi è stato dato lo spunto, diciamo, dalla pubblicazione dell'evento dove c'è stato insomma un po' di engage da parte del pubblico, che subito quando si parla di formazione per agenti immobiliari, insomma, ci sono diverse attività e quant'altro. Salvatore, adesso abbiamo ripercorso prima, siamo collegati mezz'ora prima per farci un attimo un confronto. La critica che viene più spesso mossa ai formatori del settore immobiliare è che molti o non sono agenti immobiliari o non hanno mai fatto gli agenti immobiliari. Tu come... Adesso nel tuo caso specifico, ma ripeto, non vuole essere un processo di intenzioni, ma generalmente, tu come vedi la formazione nel settore del real estate e come risponderesti a questo tipo di critica? Bah, allora, grazie Alessandro, intanto che mi fai questa domanda, che mi dà l'opportunità di spiegare un po' il mio punto di vista. Allora, secondo me, se un formatore è specializzato in un settore, è fondamentale che abbia un'esperienza diretta con quel settore, se non altro per riuscire a dare delle applicazioni concrete delle teorie che insegna, e soprattutto perché se parla di acquisizione e ne ha avuto un'esperienza diretta è sicuramente più credibile. Però vorrei anche aggiungere, per completezza anche così di informazione, che il mestiere del formatore è quello di far apprendere, quindi fondamentalmente lui deve essere un esperto di apprendimento. Personalmente, prima di mettermi a fare il formatore, ho studiato queste cose, ho fatto dei master sull'apprendimento, la formazione formatori, eccetera. Per cui mi capita adesso che le persone che fanno i corsi con me mi dicono: mi hai detto le stesse cose che mi dice il mio titolare da 10 anni, ma finalmente sono riuscito a capirle. Perché? Perché lui è un bravo agente immobiliare, ma non necessariamente un esperto d'apprendimento. Quindi, paradossalmente, il formatore, come lo intendo io, quello puro, ha il compito di far apprendere delle cose a delle persone. No? Io posso venire alla tua agenzia, tu mi dici: io voglio che apprendano questo, e anche se io quello non lo conosco, devo essere in grado di farlo capire ai tuoi collaboratori. Questo è il compito, secondo me, di un agente immobiliare, di un formatore in generale, immobiliare in particolare, che poi voglio dire, io come l'amico Gigi che vedo collegato, si è messo d'accordo con lui, appena parli di formazione tac, mi spunta ti spunta un Gigi in bocca, per la lobby dei formatori, la lobby dei formatori. Quindi noi insegniamo fondamentalmente a relazionarsi con le persone. L'essenza del lavoro di un agente immobiliare sono le relazioni, perché le case si sono sempre vendute grazie alle relazioni. Quindi noi insegniamo fondamentalmente questo, più che a vendere le case. È chiaro che diventa una conseguenza, perché se so creare delle buone relazioni grazie a delle competenze di comunicazione efficace, venderò più case, ma facciamo un altro mestiere, quindi è bene dirlo, anche se personalmente ho mosso i primi passi all'interno di un'agenzia immobiliare qui a Roma e tuttora mantengo delle quote in delle agenzie, quindi ho sempre avuto
un contatto diretto con il campo, però ci tengo anche a, a far passare questo concetto che il nostro lavoro è diverso, insomma, è ognuno il suo lavoro. Sia chiaro, come dicevo prima, non vuole essere un processo Salvatore Codetta, ma vorrei spersonalizzare il concetto e ampliarlo a tutto il paruro, diciamo, di formatori, di agenti immobiliari, perché non so quale sia l'opinione comune, ma io vengo letteralmente subissato da ads di formatori di agenti immobiliari. Guarda, poi quello che conta, scusami Alessandro, sono i risultati, no? Per cui certo, io vado in un'agenzia e quell'agenzia, dopo sei mesi che io faccio formazione, prende il 30% di incarichi in più, lei è contenta, non gliene frega più niente se io ho fatto, faccio o non faccio l'agente immobiliare, gli interessa solo quello, che ha aumentato il numero di incarichi e di vendite che fanno, quindi anche a me poi interessa questo più che le polemiche nei gruppi degli agenti immobiliari, interessa portare risultati. Ringraziando Dio, se sono rimasto 15 anni sul mercato della formazione immobiliare, penso che qualche risultato l'ho portato, altrimenti non mi chiamerebbe più nessuno, stai tranquillo. Allora, c'è da dire che la mia categoria, la categoria degli agenti immobiliari, che tu conosci molto bene, come dicevamo, è un po' una categoria di prime donne, quindi non ci piace farci dire come fare il lavoro, perché solo noi siamo i detentori della conoscenza omnia per vendere case, anche se in realtà nella maggior parte dei casi, o comunque ci sono tanti bravi agenti immobiliari in Italia, io non mi ritengo fra quelli, però so che ce ne sono di bravi, ecco. Non ci piace farci dire come fare questo lavoro e siamo poco propensi alla contaminazione esterna, anche se dovremmo essere un po' più un po' più contaminati, ecco, uscire. Pasquale, tu cosa ne pensi in ambito formativo a livello immobiliare di tutta questa nuova generazione di formatori immobiliari? Guarda, se mi parli di nuova generazione farei un po' attenzione, nel senso che ne parlavo proprio stamane al telefono con un amico e poi vi dirò qui, così vi racconto anche un po', insomma, tutte le prossime live, dove dicevo che siamo in un'era a rischio, no? Un po' come è stato per i DJ, dove arrivava il bravo DJ con i dischi in vinile, vi ricordate? E sapevi che faceva un lavoro intenso, metteva in console e suonava, come si suol dire in gergo, suonava questi dischi. Oggi con la chiavetta sono tutti DJ, no? E quindi il fatto di avergli dato in qualche modo la possibilità di mettersi davanti a una telecamera, insomma un microfono, c'è bisogno di far scuola come in tutte le cose, bisogna fare un po' di esperienza, no? Bisogna mettersi lì, capire veramente la materia, aver fatto un percorso formativo prima per poterlo poi insegnare ad altri. Io però voglio darti più un dato, no? Che questo non riguarda tanto le nuove generazioni, con questo non è che escludo le nuove generazioni con la mia parentesi di poc'anzi, ma dico, bisogna fare attenzione, insomma, al percorso che hanno fatto e, come diceva prima Salvatore, insomma, anche i numeri poi che si portano, insomma, mettendoli sul campo, ma voglio darti un dato su tutti, no? Il 90% delle agenzie in Italia, o giù più o meno quello, è no brand, però il 25% del fatturato lo fanno le agenzie organizzate. E ci sarà un motivo, no? Quindi questo dovrebbe farci un po' riflettere, nel senso che le agenzie organizzate dietro tendenzialmente hanno delle strutture dove hanno una formazione costante in ogni ambito, no? E le agenzie no brand spesso vanno a braccio, spesso, non tutte, ok? Quindi il vero tema è proprio questo. Allora, fare formazione, e oggi veramente questo settore ti permette di rimanere formato costantemente, no? Faccio un esempio che rende un po' l'idea, no? Abbiamo formatori, come dicevamo prima, di vecchia generazione e nuove leve. Se oggi non ti vuoi informare, perché non vuoi? Non perché non c'è la possibilità. A maggior ragione, diciamo, in questi giorni dove i webinar sono spopolati, anche esagerando, no? Però quelli più interessanti, quelli che danno valore, quelli che danno di meno. Però la riflessione parte da: se non ti formi, comunque hai un handicap. Comunque hai qualcosa che magari negli anni, che ne so, avevi sviluppato, che però non ricordi più, hai bisogno di rimettere in linea. È un po' come, che ne so, se devo rimettere, visto che Patrick è di Sestier, no? Se devo rimettere i piedi agli sci e devo fare una gara, prima di fare una gara magari prendo un maestro, no? Cerco di farmi mettere in piedi bene e non mi butto, tanto dico io so sciare, tanto lo so già fare. Quindi avere sempre un esperto al proprio fianco comunque dà un valore, questo in senso generale.
Ecco, mi dai l'assist, dopo rispondiamo a Francesco Morabito. Mi dai un assist per la seconda domanda in ambito formazione. Tu giustamente dici chi non vuole formarsi oggi, chi non si forma perché non vuole formarsi. E confermato anche da Antonella Arena. La domanda è: in un'offerta così vasta, questa la rivolgo a te, Salvatore, Sì. come si fa a individuare l'offerta formativa giusta o il formatore giusto? Perché se io dovessi dire sì a tutti gli ads che mi arrivano via mail, Certo. su Facebook, su Instagram, io dovrei stare tutto il giorno davanti al computer, di fronte a dei webinar e provarli tutti. Quindi Allora, grazie. abbiamo un comune, la sovrabbondanza di comunicazione fa diminuire la soglia di attenzione del cliente e anche la credibilità di chi comunica. Quindi come fa a individuare chi dà un'informazione di un certo livello che a me serve e a chi no? Grazie Alessandro, su questo tema ho scritto anche degli articoli proprio sul mio blog per aiutare le agenzie un po' a scegliere. Allora io direi innanzitutto vai a, se non lo conosci, questo formatore, insomma, a parlare con gli agenti, magari tra le tue conoscenze di colleghi ce ne sarà qualcuno che ha fatto dei corsi con lui, parla con queste persone e cerca di capire che risultati hanno avuto dalla formazione che ha fatto. Come ti dicevo prima, se hanno acquisito di più, venduto di più, nel mio caso poi, perché poi quando si parla di formatori immobiliari si generalizza, no? Ci sono quelli come me che fanno alcune cose, poi ci sono quelli che per esempio fanno formazione solo in ambito web, immobiliare, eccetera, che sono comunque due cose diverse. Ma in ogni caso parla con chi ha fatto i corsi con loro e fatti dire quanto e come sono aumentati i risultati dopo che hanno fatto i corsi con loro. Più che le recensioni che trovi, vai proprio a parlare. Ovviamente guarda anche da quanto è sul mercato questo formatore, se conosce il settore immobiliare, se è specializzato, insomma, questo credo che sia i risultati, come dicevo prima, il modo migliore per valutare. E poi ovviamente parlaci anche, incontralo, perché anche l'impressione che ti fa, se è disponibile a farsi fare delle domande, a rispondere, è importante, no? Certo. Ti ho risposto? Posso Sì, dire una cosa? Posso sì, dire una cosa? Patrick è talmente bello di suo che va bene anche così, anche se non dice niente, va benissimo. Che adesso era comunque. No, mettiamo sulla grafica anche Patrick. intervengo, chiedo scusa solo su questa cosa qui. Sapete come si valutano? Cioè, un investitore valuta eventualmente un'attività, un'azienda di servizi per fare un investimento, che ne so, un venture capital, che ne so, una raccolta di fondi. Uno degli elementi per investire all'interno di un'attività di servizi è il track record. Vuol dire l'expertise, quindi l'esperienza che hai in quel settore. Quindi quando Salvatore giustamente dice. Non fermatevi solo i commenti, piuttosto alzate il telefono e vedete se il commento è reale o meno. Quindi questo è fondamentale, che tu sia giovane o non giovane. Però quella roba lì fa la differenza, per vedere se ha già dei risultati comprovati. Okay? Questo è un distinguo. Poi credo che l'ultimo elemento possa essere anche un po' l'empatia, perché con alcuni bravi fenomeni, tutto quello che vuoi, beh, se non mi trovo d'accordo, sceglierò uno col quale sono più feeling. Questo è un elemento che insomma in qualche modo ha sempre il suo perché. Abbiamo comunque toccato il nervo scoperto degli agenti no brand, Pasquale. Quando hai detto che il 90% del fatturato dell'intermediazione lo fanno i franchising, È un numero, è un numero. È un numero. Io riporto i numeri, non è farina del mio sacco, quindi sono numeri, sono dati statistici, e basti pensare semplicemente al metodo di lavoro. Cioè, considerate che dentro questa statistica ovviamente ci sono agenti immobiliari che magari sono diciamo ormai a fine carriera e che magari trattano due o tre immobili, magari per i propri amici intimi, magari sono anche over d'età e che quindi fanno media e quindi non faranno mai i numeri di un'agenzia organizzata dove per stare dentro i costi deve fare un tot di acquisizione, un tot di vendite fisse al mese, se no altrimenti non sta dentro quei parametri, no? Quindi la media è stilata, però il concetto che deve passare, più che sentire un po' il nervo scoperto, è che le agenzie organizzate proprio per modus operandi, hanno una formazione costante e continua all'interno. Quindi questo le rende un pochettino più forti a discapito di chi non si forma. Non vuol dire che faranno più fatturato,
Io sono stato un buon venditore, vi racconto brevemente, ma brevissimamente, il mio excursus. Quando sono entrato a far parte del più grande classified immobiliare, anzi, classified a livello mondiale, perché era trasversale quello che facevo, ero quello che vendeva di più. Non vuol dire che ero il più bravo, ero quello che faceva più fatturato in assoluto. Dietro di me, però, e alla mia, diciamo, preparazione, c'era una Forma Mentis che andava addirittura dalla formazione dal 1994. Io ho fatto corsi di formazione e ne ho ottenuti veramente quando nessuno li faceva, quando ancora non si chiamava PNL, quindi si chiamava semplicemente corsi motivazionali, quindi più banalmente. Quindi è un po' la preistoria. A me ha aiutato, non vuol dire che questo debba essere così per tutti, ma allo stesso tempo la formazione è una base molto importante dalla quale partire con un assunto anche nei dati. Poi sì, Pasquale, bisognerebbe andare a capire cosa vuol dire essere un agente immobiliare bravo. Io ho questo, sì, ho questo dubbio amletico che nessuno è in grado di risolvere. Uno è bravo se fa tante compravendite, se fa tanto fatturato, se ha delle buone... Cioè... Se fa tante, guarda, se fa tante persone felici. Se fa tante persone felici, in percentuale alle persone che ha servito, è il migliore in assoluto, perché non deve essere solo chi compra o chi vende. Volevo aggiungere, se posso, sul piatto della discussione, il fatto che comunque la formazione per me è allenamento, per cui con chiunque tu lo faccia, se fai un corso spot potrebbe non funzionare. Io credo molto nella formazione come allenamento, esattamente come l'orchestrale che si allena tutti i giorni ed ha comunque un allenatore, un maestro, nonostante è un grande orchestrale o il grande calciatore come Ronaldo, si allena tutti i giorni più degli altri, ha un preparatore. Non è che perché no, il preparatore, non lo so, non è alla sua altezza, ha un preparatore e si allena con umiltà più degli altri, quindi penso che anche l'agente immobiliare dovrebbe vedere la formazione come la possibilità di allenarsi, ma non soltanto il corso che va a fare una volta al mese con l'associazione di categoria, perché proprio dedicare uno spazio, un'ora al giorno, anche da solo, anche con i colleghi, con attività di role play, non lo so, per la propria formazione, per il proprio allenamento è fondamentale, perché altrimenti si rischia di andare sul campo o andare a fare una partita senza essersi allenati. L'avversario dall'altra parte potrebbe correre più di te e a volte non correre abbastanza velocemente non ti fa prendere la palla, cioè l'incarico piuttosto che la proposta, insomma. Vediamo se l'audio di Patrick. Ciao Patrick. Allora, dopo passiamo all'ambito valutazione, però volevo chiederti, visto che tu sei un provider di servizi per agenti immobiliari, sempre rimanendo in ambito formazione, secondo te come mai nel settore degli agenti immobiliari c'è così tanta offerta di formatori? Secondo te c'è una corrispondente domanda di questa, questa offerta? Cioè, è un settore dove c'è ciccia da aggredire per i formatori o c'è un motivo in particolare? No, in realtà credo che ci sia. Il settore dell'agenzia è un settore nella quale moltissimi piccoli imprenditori, cioè moltissimi imprenditori hanno una propria agenzia. Molto spesso queste agenzie sono relativamente piccole. C'era uno studio di FIMA interessante di qualche anno fa, magari più tardi se lo trovo ve lo condivido magari nei commenti, dove analizzava il numero delle agenzie in proporzione a quante di queste erano piccole. E se non sbaglio la media in Italia era qualcosa tipo 2,70, 2 agenti, 7,70 per ogni agenzia. Era uno studio del 2012-2013, quindi potrebbe essere anche cambiato. Questo fa sì che ci siano tantissimi imprenditori che si sentono però un pochettino soli. Come tutti gli imprenditori, quando si sentono soli, cercano, premetto su questo discorso perché lo so per esperienza personale, perché è la mia stessa situazione, cercano supporto, cercano formazione. Prima c'era qualche domanda che qualcuno poneva sul fatto che se non fai parte di una rete non è detto che non ti formi. No, assolutamente ne hai bisogno, e quindi vai alla ricerca di formazione, e questa attira chiaramente, essendo una domanda molto frammentata, dà l'idea di esserci spazio per tutti. Questo fa sì che tantissimi formatori si affacciano sul mercato, mi ricollego a quello che diceva Salvatore, ce n'è tantissimi, ma in realtà ogni anno cambiano costantemente, quelli che rimangono sul mercato sono relativamente pochi. Quindi credo che tanti ci provano, poi non so realmente quanti di questi riescano a portare avanti il lavoro per anni, perché la ciccia c'è, ma solamente per chi è capace di crearsi una propria clientela e dare realmente valore, e non approfittarsi solo di una situazione di bisogno. Certo. Sì. Mi sa che ho alzato un polverone.
mi sei alzato un polverone. Posso ribadire il concetto, perché magari qualcuno si è collegato dopo e non è arrivato bene. Non ho detto che far parte di un gruppo organizzato uno possa fare meglio o possa fare di più. Assolutamente non è questo il concetto. Dico solo che i numeri dicono che il 25% del fatturato totale delle compravendite in Italia è fatto dalle agenzie organizzate, quando le agenzie organizzate superano di poco il 10%. Quindi vuol dire che c'è una discrepanza, vuol dire che c'è qualcosa dove probabilmente c'è qualche lacuna, c'è qualche mancanza. E probabilmente qualcuno dice, probabilmente l'eccessivo stress e quindi prendere gli incarichi più, magari c'è anche quella componente. Però il dato è, oggi abbiamo tutti gli elementi per poterci formare, ne abbiamo a bizzeffa, tra webinar, di persona, facendo aule in passato, adesso speriamo si possono fare anche in un futuro, insomma, prossimo. E quindi ci sono tutti i mezzi per poterlo fare e ognuno nelle proprie specifiche, perché magari uno si sente forte ad acquisire e non ha bisogno magari di fare per forza la ripetizione costante in quello, magari ne ha bisogno magari perché deve fare lead generation, magari ne ha bisogno in altri ambiti, no? In come fare un annuncio migliore, per assurdo, no? Quindi ognuno ha le sue lacune, io ne ho tante, credo, mi faccio formazione costantemente proprio perché nelle mie tante lacune cerco, insomma, di colmare, insomma, quello che sono i miei difetti. Quindi l'invito è di fare formazione, quindi non di non farla e non mettendo in cattiva luce qualcuno o qualcuno, insomma, in evidenza. Poi, Pasquale, daremo la fonte di questa tua statistica, così gli mandiamo tutte le persone lì a contestargliela. Va bene, va bene. La risposta di Patrick mi ha dato uno spunto per un altro argomento, ma non è questo il caso, perché se l'agente immobiliare è imprenditore o meno, però va bene, parleremo magari in un'altra diretta, perché ho conosciuto tanti agenti immobiliari, ma molti pochi imprenditori in questo settore. Io, tra l'altro, non sono un imprenditore del settore immobiliare, ma sono un mero agente immobiliare. Vabbè, tralasciamo questa piccola digressione. E affrontiamo la tematica delle valutazioni. Adesso hai iniziato a parlare, Patrick, non devi più fermarti. Adesso arriva a me la mazzata. Adesso, posta la grande polemica che è uscita di Immobiliare.it, citiamola, anche se siamo sulla pagina di Vivo Qui, citiamo la concorrenza, Immobiliare.it, di questo nuovo servizio che vende i lead dei clienti, di clienti venditore tramite delle valutazioni online, abbastanza controverse o quantomeno molto contestate da agenti immobiliari e anche associazioni, ma non parliamo di associazioni. Recentemente anche tu, Patrick, hai introdotto questo servizio in una maniera un po' diversa rispetto a Immobiliare.it, quindi dando una piccola freccia nella faretra degli agenti immobiliari. Innanzitutto, qual è stato il riscontro da questa attività, se è possibile saperlo? Chi forma i formatori? Dopo arriviamo a Vito Antonio. Vito Antonio è entrato a gamba tesa proprio. Stiamo organizzando un corso di formazione per formatori. Esatto. Chi controllerà i controllori? Quindi, innanzitutto, come sta andando questo servizio, se ce lo puoi dire in anteprima, e qual è stata la tua strategia in questo ambito così delicato? Molto volentieri. Allora, il servizio in realtà è stato un successo, più di quello che aspettavamo, perché in realtà non prevedevamo di lanciarlo in questo periodo. La realtà è che noi pensavamo di mettere fuori questo servizio più completo, diverso, in autunno. Tutto è cambiato, è arrivato questo simpatico virus che ha cambiato un po' tutte le carte in tavola. Noi avevamo due prodotti nuovi che stavano per uscire, che abbiamo sospeso per il momento, e abbiamo passato un paio di settimane a chiederci come potevamo essere utili agli agenti immobiliari già in questa fase. Pertanto abbiamo tirato fuori questo prodotto che era già in lavorazione. Approfitto dello spazio che c'è per Pasquale per ringraziare lo staff, perché è merito di tutto lo staff se si è riuscito a farlo così in fretta. E lunedì scorso abbiamo messo fuori questo nuovo prodotto che si chiama Agent Pricing Lead. L'hanno attivato qualcosa come 500 agenzie nelle prime 24 ore. Quindi è stato un risultato ottimo, molto meglio di quello che ci aspettavamo. Il nostro punto era tuttora quello di dire, se è vero, i portali stanno offrendo una valutazione, prima di tutto mi permetto di spezzare un lancio invece a favore di Immobiliare.it. Da questo punto di vista, ci sono 20 milioni di persone che visitano il portale tutti i mesi. Queste persone stanno cercando casa e presumibilmente potrebbero voler vendere casa. Quello che
immobiliare di Carlo Giorgiani, in questo caso hanno fatto, nient'altro che chiedere a queste persone se vogliono valutare casa loro, quindi se gli interessa, se lontanamente possono essere interessati a vendere casa, e una volta ottenuto il lead di questo potenziale venditore, rigirarlo sull'agenzia immobiliare. Chiaramente, anche io vorrei smart working. Infatti c'è un terrazzo, ma non l'ho detto prima, ma perché dobbiamo dividerci la casa in due, dentro c'è una diretta. Povero, come mi dispiace. Quindi dicevo, chiaramente rivende questo lead alle agenzie immobiliari, ma in realtà è un ottimo servizio perché permette all'agenzia immobiliare di ricevere dei contatti di persone che realmente vogliono vendere casa. Dal nostro punto di vista, invece, sono un po' di anni ormai che lavoriamo con agent pricing, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di dire che i software di valutazione possono supportare l'agente immobiliare, ma non possono sostituirsi, non possono sostituirsi a lui. Di questo non siamo convinti, lo ripetiamo, ci hanno attaccato sotto tanti punti di vista su questo, ma l'abbiamo sempre detto, perché l'agente immobiliare ha una conoscenza di mercato che un software non può raggiungere. L'ho detto anche in Real Estate Awards poco tempo fa, ci sono dei dettagli di un immobile che solo una persona può riconoscere, e che un software non sarà mai in grado di elaborare, e quindi abbiamo deciso di provare a spingere ancora di più questo messaggio che noi abbiamo sempre trasferito solo alle agenzie immobiliari. Abbiamo sempre detto alle agenzie immobiliari: usa il nostro software, ti farai delle valutazioni più belle, ti presenterai in maniera migliore al cliente. Abbiamo deciso di spostare la comunicazione anche verso i clienti dell'agente immobiliare e dirgli: guarda, se vuoi una valutazione, hai tanti modi per averla, ma ne esiste uno che è sicuramente migliore, affidati a un agente immobiliare. Aspetta che... è sparito il Patrick. Sì. Eccomi. Ok. Mi sentite? Posso aggiungere una cosa? Io vi sento. Posso aggiungere? Sì. Certo. Abbiamo perso Alessandro. No. Solo un'analisi veloce. Come si fa a pensare che un algoritmo possa sostituire una persona? E questo ha ragione Patrick, no? Quindi proprio per venire al suo discorso. È ovvio che l'algoritmo è il modello di ingaggio, ok? Quindi serve per creare delle lead generation, quindi della generazione di contatti, ok? Così parliamo italiano e meno inglesismo. Però il pensiero che voglio rivolgere un po' agli amici agenti immobiliari per rafforzare un po' quello che è il loro valore, e soprattutto nelle grandi città questo si evidenzia molto di più, ma vale un po' ovunque, nello stesso palazzo, ok, stesso numero civico, il primo piano col secondo ha un valore diverso, tra il primo e l'ultimo uno diverso ancora, tra quello esposto a sud e un appartamento esposto a nord cambia notevolmente, se uno ha un bagno o due bagni cambia la valutazione del metro quadro perché ci sono esigenze, se è un trilocale o un trilocale o un quadrilocale a seconda del numero delle famiglie, se ha un box annesso o non ha un box annesso perché quella zona richiede per forza, che non è facile trovare parcheggio, avere un box annesso perché sia vendibile, non soltanto perché abbia un valore, perché sia vendibile, se è vicina ai servizi, se insomma ci sono, se magari uno è stato ristrutturato con materiale di Wonderland e l'altro magari di Versace Club eccetera. Cioè, di che stiamo parlando? Non può che non esserci un uomo alla fine di tutto ciò, e quindi allora, uno che abbia esperienza e che conosca bene la materia. Pasquale, ti interrompo un attimo. Allora, quello che secondo me, allora, gli agenti immobiliari, vedo anche qui nei commenti, per esempio Giancarlo ci dice: sì, ma la valutazione immobiliare.it è fuorviante perché prende il valore della zona e moltiplica per i metri quadrati. Allora, bisogna essere un po' pragmatici, e Carlo Giordano è molto bravo in questo. Lo scopo di immobiliare.it o comunque di un servizio di valutazione online non è fare la valutazione, ma è acquisire un lead da vendere a un agente immobiliare. Quindi è chiaro che dopo deve cercare di trovare, di dare un valore quantomeno realistico, ma a lui non interessa fare la valutazione giusta dell'immobile, interessa acquisire il dato da poi rivendere all'agente immobiliare. Sbaglio? Patrick, non so. È assolutamente corretto. Quindi, la critica che gli agenti immobiliari muovono su immobiliare.it, ma perché hai valutato un immobile? È bene che lui valuti un immobile meno, perché poi arrivi tu, io l'ho provato, lo sto provando, lo ammetto, il servizio di valutazione. Fai anche bella figura, poi dici, guarda quei cretini immobiliare.it, ti hanno fatto una valutazione sbagliata, arrivo io e te la faccio giusta. Cioè, tanto per dire. Quindi il discorso sul prezzo del valore che viene fuori è abbastanza lascia tempo che trova, ecco, non sono sistemi che servono a farlo, la gente non vende
con la valutazione fatta online, partendo dal presupposto che poi individuare il valore di un immobile, io quando vado in valutazione, in generale, cioè, perché uno che deve vendere perché deve operarsi, perché c'ha il figlio che sta poco bene, non ha i soldi, e gli servono 50.000 euro domani, vendimela 50.000 euro anche se una casa costa 100.000 euro. È il valore di mercato? No, però gli servono 50.000 euro domani. Allora, cioè, non è così semplice generalizzare il discorso valutazioni, secondo me. Poi ci sono gli standard, gli ISO e questo e quant'altro. Io ho degli immobili in portafoglio che se tu lo fai valutare a un perito, ad agent pricing, a chiunque, ti darà un valore immobiliare che è irrealizzabile, perché è un immobile che se io domani metto un annuncio, ti do io 100.000 euro se te lo intesti e ti pago le spese notarile, non troverò nessuno che lo prende, perché è un immobile che non ha nessuna destinazione, non ha nessun scopo nel mercato locale. Quindi? D'accordo, perfettamente d'accordo, anzi, hai toccato proprio il tema dei valori soggettivi di un immobile. Ce n'è tantissimi di esempi. Se mia mamma è anziana e vive in questa zona e trova una casa qua vicino, la casa per me può valere di più di quello che è il suo reale valore di mercato, perché io ci voglio andare a vivere. Sono disposto a pagare di più. Esatto. Leggevo qualche domanda, se posso, perché in particolare tanti lamentano che in alcuni casi la valutazione che offrono i portali, in questo caso abbiamo parlato di Immobiliarity, ma ci sono tanti che offrono in questo caso la valutazione, non diamo per forza contro lui, può essere che sia più alta o più bassa rispetto a quello che può essere il reale valore di mercato. Ed è un problema per l'agente immobiliare che si presenta a fare la valutazione successiva, perché Immobiliarity è introdotto tutti i giorni, e quindi quando noi ci presentiamo dalla signora Maria a dirgli che casa sua vale 50.000 euro in meno di quello che il portale immobiliare gli ha valutato, possiamo trovarci di fronte a un ostacolo. Correttissimo, credo che però questo sia il valore dell'agente immobiliare e che debba essere il valore dell'agente immobiliare oggi. Non si possono più fare valutazioni a voce, dicendo questa casa vale 300.000, perché altrimenti Immobiliarity è un brand più forte di noi e la valutazione di Immobiliarity è più credibile della nostra. Un cliente è in grado di credere a quello che diciamo laddove gli portiamo dei dati incontestabili. Quindi non vi preoccupate, secondo me, se la valutazione del portale è molto alta, perché voi avete un vantaggio che Immobiliarity non ha, quello di entrare nella casa della persona, avercela di fronte, poterci parlare uno a uno e lì sfruttare quelle che sono le capacità di un agente immobiliare per fargli comprendere la reale situazione di mercato. Ho letto tantissimi commenti su questa storia del fatto che le valutazioni spesso sono molto alte o molto basse in alcuni casi, perché si sbaglia da entrambi i lati. È la realtà dei fatti, bisogna solo saper spiegare bene al cliente che cosa può fare un algoritmo e cosa può fare una persona. Grazie Antonella. In ambito valutazione, aspetta che adesso abbiamo improvvisato fino adesso, leggiamo qualche domanda che aveva scritto Pasquale, che sennò poi mi licenziano. Sì. Posso raccontare nel frattempo la pazzia che ho fatto ieri? Vai. Ho tagliato i capelli da solo, dov'è? Si vede? Così tanto per... guardate che bravo che sono stato. Ho visto un tutorial di un bravissimo parrucchiere. Il formatore? Sì, bravo, è un formato. L'ho visto e ho tagliato i capelli quasi alla perfezione. Mi sa che dal prossimo mese risparmi i soldi. Comunque. Ecco. Sì. Allora, veniamo. Innanzitutto invito tutti quanti a, se avete delle domande, al di là di giustamente commenti a quello che diciamo, ma se avete delle domande concrete, di porcelo senza alcuna remora. Salvatore, veniamo alla questione attuale. Sì. Ovvero il fatto che, come vedete anche alle mie spalle, siamo tutti a casa, chi nel terrazzo e chi nell'ufficio di casa. Questa crisi, possiamo chiamarla crisi perché obiettivamente è una crisi, ha colpito secondo te l'operatività dell'agente immobiliare e cosa potrà cambiare nell'operatività futura dell'agente e delle agenzie immobiliari? Ma ti ringrazio di questa domanda, però prima, se mi permetti, volevo rispondere al commento di Vito Antonio. Ah sì. Che chiedeva chi forma i formatori. Allora, ovviamente io posso parlare solo per me, non posso parlare per i miei colleghi,
Per quanto mi riguarda, la certificazione, per esempio, in programmazione neurolinguistica l'ho avuta direttamente studiando con Richard Bandler e John Grinder, che sono coloro che l'hanno inventata. In analisi transazionale la certificazione l'ho avuta con Carlo Moiso, che è lo psicologo che l'ha portata in Italia praticamente, così come ho studiato, come dicevo prima, l'apprendimento degli adulti, la formazione dei formatori con il dottor Francesco Perrone, che insegna alla Sapienza di Roma, e Raffaele Galasso. Per quanto riguarda invece la certificazione come formatore immobiliare, l'ho avuta da CRS, ce ne sono 30 nel mondo di formatori certificati, che è un ente certificatore della NAR. Quindi personalmente ho le mie certificazioni, però quello che conta, come dicevo prima, sono i risultati che porto, perché io posso avere la certificazione anche dal Papa, ma se vengo nella tua agenzia e il fatturato non aumenta o decresce, tu mi cacci via. Se invece io non ho nessuna certificazione, ma vengo da te, aumentano i contatti, aumentano gli incarichi, aumentano le vendite, aumenta il fatturato, tu te ne freghi delle certificazioni che ho. Quindi io quello che dico, non mi credete sulla parola, a me come agli altri, provateci, se funziona bene, altrimenti torni a fare quello che facevi prima. Noi non è che ci portiamo via quello che facevate voi prima, dopo averci incontrato, rimane con voi, quindi... accetto la provocazione. Aggiungo anche su quella cosa che dicevi tu, tutti si buttano perché c'è ciccia. Per quanto mi riguarda, per fare il formatore devi avere anche un po' uno spirito missionario, perché è un po' quel mestiere tipo l'insegnante. Voglio dire, se tu non hai sinceramente a cuore aiutare gli altri a crescere, finisci col fare il formatore più che il formatore, quello che va in aula per prendersi l'applauso o far ridere la gente a una battuta. Cioè, io credo che invece a me quello che piace è vedere le persone uscite dall'aula che migliorano loro stesse come persone, come professionisti e come risultati. Questo mi dà soddisfazione. Quindi se non hai questo spirito, secondo me non puoi fare il formatore, per come la vedo io, al di là della ciccia o meno, capisci? Adesso, spersonalizzando la tua risposta, ci sono comunque sì, formatori per formatori, voglio dire. Certo. Max Formicano è uno di questi col quale ho studiato, ho lavorato insieme, è proprio in Italia quello specializzato nella formazione del formatore. Beh, se considerate che quando si fanno le grandi aule non puoi fare altro che dare dei piccoli input, cioè vai lì per solleticare la formazione la fai one to one, piccole aule da 10, 15, vabbè, 20 persone massimo, insomma, ecco, la formazione è un'altra roba. Prendo lo spunto da un commento di Maria Tommasello: molto spesso la formazione è data dall'esperienza, dalla strada. Io sì, direi un commento con: la formazione è data dal confronto con altri soggetti che magari fanno la tua stessa attività, perché quello che faccio io può essere utile per me, può essere dannoso per qualcun altro, quello che fa un altro può essere utile per me. Esatto, può funzionare nel tuo mercato e non funzionare in un altro. L'Italia è fatta di tanti mercati immobiliari, però io sono d'accordo con Maria, cioè ci sono due strade per formarsi, una è quella del campo. Può volerci tutta una vita, tutta una carriera, tu passi 10, 20, 30 anni magari a capire come funziona, oppure puoi fare formazione che è un anticipatore, un velocizzatore. C'è un altro che c'è già passato e ci ha sbattuto la testa, appunto confrontandosi con te, può evitarti di fare 10 anni d'errori, perché l'esperto è quello che ha fatto più errori degli altri e ne ha tratto delle informazioni per fare meglio. Anche perché dopo 10 anni che tu hai speso sul campo e ti sei imparato, rischi che nel frattempo, come adesso col coronavirus, succeda un evento che cambia il mercato, cambiano le regole del gioco, e quello che hai imparato in 10 anni non serve più a niente. Proprio in questi giorni, facendo webinar con alcune agenzie, c'era uno di questi agenti che mi diceva: sì, io capisco che devo cambiare, ma per me è difficile perché per 20 anni ho sempre lavorato così. Però capisci che adesso è cambiato il mercato, quindi quello che hai fatto fino a 20 anni fa non va più bene, quindi o passi altri 20 anni per imparare quello che hai imparato e poi magari succede un altro coronavirus, oppure fai un po' di formazione. Anche perché, ecco, mi chiedevi l'operatività, no? Che impatto sta avendo? Beh, per esempio, dobbiamo tutti evolverci un po' dal punto di vista tecnologico, perché adesso anche la nonna di 80 anni sta imparando a fare le videochiamate, quindi i tuoi clienti saranno tecnologicamente più evoluti di te. Quindi se non altro un po' di formazione in ambito tecnologico, digitale, web, dovrai farla per forza, perché anche dopo questa crisi, quando ci faranno uscire, comunque questo aspetto del cambiamento in gran parte rimarrà. Alcune cose torneranno come prima, ma secondo me molte cose cambieranno e molti dei cambiamenti che verranno neanche li conosciamo ancora.
Per cui diceva Tom Peters che nei periodi di crisi chi riesce ad emergere è quello più veloce ad adattarsi ai cambiamenti, no? E quindi non basta fare un solo cambiamento, dice adesso sai faccio i tour virtuali e sto a posto. Eh no, saranno tante cose che cambieranno e ancora non lo sappiamo. Posso dirvi una cosa a tal proposito? Venerdì avremo Manuela Misino, formazione al femminile, e lunedì Ludovica Franchini, che è partita dal mondo Fiat e come si è evoluta insomma nell'ambito della formazione, è persona eccezionale. Venerdì prossimo avremo Sergio Borra di del Carnegie. Quindi insomma avremo fior fiori di formatori, proprio perché noi siamo convinti che comunque è un aspetto importante. E sono adesso più che mai è un momento unico nel suo genere, insomma, per poter portare a casa più informazioni possibile, imparare nuovi strumenti o nuove metodologie, insomma, per poterle poi mettere sul campo e poter portare insomma tutta la propria esperienza eventualmente insomma nei prossimi mesi. Adesso sempre in ambito torniamo un attimo alle valutazioni. Sì. Vedo che tra l'altro tra i commenti si parla solo di valutazioni, sto benedetto servizio di immobiliare.it sta spaccando il web. Patrick, quando si parla di... Pasquale mi aveva scritto una domanda in tema di big data, questa parola un po' inflazionata da tutti quanti per la realizzazione delle famose valutazioni. Il problema dei big data, è un problema degli agenti immobiliari, è la gestione e l'accumulo di informazioni e di dati. Noi siamo i famosi, ce la meniamo con questa frase, noi siamo i detentori dei valori di mercato, li sappiamo, sì, li sappiamo, ma non li sappiamo gestire, quindi è come non averli. Perché immobiliare.it riesce a rivenderceli a caro prezzo? Perché lui è in grado di gestirli. Quali possono essere, secondo te, gli accorgimenti che un'agenzia immobiliare, un agente immobiliare può fare per gestire e padroneggiare questi dati? Allora, è un tema un po'... se posso lo divido in due temi differenti. La prima è di gestire e padroneggiare i dati e il secondo invece è il tema big data inerente alle valutazioni. I dati... Allora, big data è una parola super inflazionata. In questo momento tutti quanti ci fregiamo del termine big data. Big data fa riferimento veramente a qualcosa di talmente grande e talmente veloce che sono, penso, forse 50 i siti nel mondo che veramente possono parlare di big data, Google, Facebook e quant'altro. Nel piccolissimo, un esempio che ho già fatto, invece, l'utilità di saper gestire e organizzare i dati può far sì che chiunque possa trarne vantaggio, anche da piccoli insiemi di dati. Un'agenzia immobiliare ha tantissimi dati, raccoglie tantissimi dati per quella che è la sua operatività, che molto spesso vanno persi. Provo a pensare a, per esempio, un immobile molto bello sul mercato che viene mostrato a 30 potenziali acquirenti. Ecco, questi 30 potenziali acquirenti lasciano 30 feedback su questo immobile, potrebbero lasciare 30 informazioni estremamente dettagliate su questo immobile, tanto da permettere all'agenzia immobiliare di comprendere in pochissimo tempo che cosa non funziona su quell'immobile, che cosa funziona e andare a fare un ribasso. Bene, ho fatto una domanda di questo genere in un'aula circa un anno fa e ho scoperto che meno del 10% delle agenzie alla fine di una visita raccoglieva dati strutturati su che cosa il cliente aveva detto su quell'immobile. Ovvero il 90% sapeva che cosa non andava su un immobile che non veniva venduto, ma solo il 10% aveva dei dati strutturati sul perché questo avveniva. Le agenzie immobiliari incontrano venditori, acquirenti tutti i giorni, potrebbero avere delle banche dati gigantesche di domanda e di offerta nel loro quartiere. Molto spesso, questo invece nasce da un confronto ad esempio con i gestionali, scopro che non vanno a inserire tutte le anagrafiche delle persone che incontrano all'interno del gestionale. Questo fa sì che non abbiano un database cospicuo all'interno del quale poter trarre delle decisioni, ad esempio su qual è l'immobile da acquisire. Se mi hanno contattato 100 persone per un bilocale in questa zona e io sono un'agenzia da 10 persone, se non abbiamo messo tutti i dati all'interno del gestionale
e io in pochi clic posso sapere quali sono le richieste che effettivamente abbiamo, molto spesso la mancanza di questi dati fa sì che io non so quale sia l'immobile che dovrei acquisire per vendere più in fretta. Sono alcuni esempi che riportava Angelo Gesti in alcuni eventi e quant'altro, quindi l'importanza di saper aggregare anche solo piccoli dati. Quando poi parliamo di valutazioni, invece, è ancora completamente il campo. Negli Stati Uniti il miglior valutatore online è Zestimate. Zestimate è un servizio di proprietà di Zillow e per darvi un'idea di quanti dati analizza per fare una valutazione, Zestimate analizza tutte le fotografie di tutti gli immobili presenti nel suo portale, immagino qualche decina di milioni di immobili, ed è in grado di dire se una cucina, se un piano della cucina in marmo, se un piano della cucina in un altro materiale rendono quella casa più appetibile o meno per un potenziale acquirente, e fa sì che questo vada a incidere nella valutazione finale che il suo servizio Zestimate va ad offrire. Quindi provate a pensare quanti dati possiede un portale immobiliare per dare una valutazione, un portale immobiliare come Zillow che li raccoglie da decine di anni, eppure nonostante questo Zestimate oggi è ancora criticato dagli agenti immobiliari statunitensi, con ragione, perché le sue valutazioni non sono corrette. Quindi i data per le valutazioni sono utilissimi e più dati si raccolgono più si può arrivare vicini, non permettono di arrivare alla valutazione corretta, questo ne sono quasi sicuro ad oggi. Ecco, sempre, prendo spunto da Nicola Alfano, che ci chiede, secondo voi può avere valore una valutazione fatta in questo momento a dir poco particolare? Questa è un'ottima domanda, rispondici tu Patrick e poi volevo sentire anche un tuo parere Pasquale. Oggi come oggi io vedo tante, il leitmotiv adesso della comunicazione online delle agenzie è noi lavoriamo anche online in smart working, vi facciamo le valutazioni, vi facciamo gli incarichi da casa. Ognuno ha le proprie capacità, se siete capaci di farlo, ottimo. Domani, vista anche adesso la recente, mi faccio una marchetta da solo, concedimelo Pasquale, vista anche la recente indagine Nomisma che prevede un calo quantomeno il 3%, ma sicuramente sarà di più a mio avviso per quest'anno e per i prossimi due anni a venire, quindi parliamo di una riduzione del 10% di un valore di immobile, ma secondo me è ancora ottimistica. Ha senso fare una valutazione oggi di un immobile in questa situazione di mercato? Padre. Allora, sì, ha senso ugualmente perché va a rispondere a una domanda. Cioè se la persona deve vendere casa o vuole vendere casa in questo momento o appena terminato questo momento, qualcuno dovrà portargli una valutazione. A qualche prezzo dovrà pur mettere l'immobile sul mercato. E tutto ciò che possiamo fare fa riferimento alle cose che conosciamo, le cose che sono oggettive, quindi come facciamo le valutazioni prima le continueremo a fare adesso. Ti ringrazio per avermi chiesto cosa ne penso del dopo coronavirus, ma non credo di avere né le capacità né l'esperienza per poter dare una risposta di questo genere. Siamo in molti pochi, se non nessuno può dare una risposta a questa cosa qua. Sicuramente non sappiamo quando finirà, è quello il problema. Sicuramente, esatto. Beh, un po' dipenderà da quanto dura, nel senso che se torniamo al lavoro il 13 aprile c'è una situazione, se torniamo alla vita normale il 13 maggio c'è un'altra, se ci torniamo a settembre è completamente differente. Sicuramente potrebbe esserci un rimbalzo, leggere qualche commento, tante persone si possono essere accorte in questo periodo che la loro casa non va bene, che non è la casa vivibile che pensavano di avere, questo è positivo. Ci sarà un clima di incertezza. Come tutti i momenti storici nella quale c'è un clima di incertezza, il mercato tenderà a rallentare e con esso probabilmente i prezzi a scendere per tutte le dinamiche che si possono innescare. Sapere che cosa succederà, magari. mi auguro meno dura e più è probabile che riusciremo a contenere il calo dei prezzi. Parlavo oggi con una cliente, secondo me ci sarà il boom delle case con giardino. Proprio prezzi alle stelle, tutti che vogliono una casa con giardino. Prima il giardino era un problema, provate a pensarci un attimo, prima il giardino era un problema, un costo, la domenica tagliare l'erba, domani dopo questa situazione il giardino sarà sicuramente un valore aggiunto per un'abitazione. Pasquale, tu
cosa ne pensi? Dai, leggi la sfera di cristallo e dici come sarà il futuro. Guarda, mi fai una domanda alla quale ho risposto, diciamo, frammentatamente in più live. Io ho già detto che l'ipotesi di Nomisma era esageratamente generosa, ma perché era una fotografia ovviamente immediata, come tutte le cose bisogna dare le pillole un po' alla volta e non il pack intero. Se no non riesci neanche a mandarlo giù, e secondo me usciranno ad aprile, adesso nel mese di aprile, con numeri un pochettino più consistenti, anche perché se vai a smontarle 100.000 compravendite in meno diviso per 40.000 agenzie, vuol dire che tutti dovremmo lasciare a terra tre vendite a testa in media. Io ci metterei la firma adesso, neanche domani, no? Ditemi dove devo firmare. Quindi credo che faremo a livello di compravente nel totale il peggior numero degli ultimi 20-30 anni, no? Ma non lo dico come dato negativo, lo dico come dato oggettivo. Se poi ci spaventa, mi spiace, non voglio dire un dato con estrema negatività, perché non è nel mio stile, è un dato oggettivo dove prendiamo per buono i primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, e prenderemo per buono con numeri significativi, non l'anno di rientro, di qualche pratica che si può fare quest'estate, da fine settembre, ottobre in avanti. Quindi come possiamo pensare che 5 o 6 mesi dell'anno possono fare il numero totale, no? Possono arrivare a fare il numero totale? Nella migliore delle ipotesi faranno il 50%, no? Quindi se dovessimo basarci un po' su questo dato. Però senza fare, ovviamente, come dicevamo prima, perché nessuno ha la sfera di cristallo, secondo me la soluzione, che ho già detto più volte e ribadirò fino alla fine, è ottimizzare i costi fissi, quindi cercare di rinegoziare i costi fissi, perché sono quelli che rischiano di uccidere le aziende, capire quali sono i costi superflui ed eventualmente, insomma, rinunciarvi. Però poi ci sono tutta una serie di attività che sono da fare. Cioè, capisco che tu giustamente dici come si fa a fare una valutazione a distanza, però come si fa a lasciare le persone ferme in casa, a non far nulla e non fargli fare nessun tipo di attività rispetto a quello che sono abituati a fare? Cioè, c'è poi anche un aspetto psicologico, no, da lavorare. Io credo che le grandi guerre si vincono sulla base del rapporto, su un rapporto di fiducia. E anche qui, quando fai una valutazione, io apro una parentesi, no? Vi ricorderete nel famoso 2014, l'anno orribilis del settore immobiliare, dove era difficile entrare in casa della gente, la gente ti chiedeva una previsione, non solo la valutazione dell'immobile, ma una previsione di vendita, e tu guardavi e dicevi, provavi ad arrampicarti a qualche parte, ma non avevi dati che potessero valorare, insomma, quello che era il tuo concetto. Oggi non è una situazione identica, ma è una situazione altrettanto difficile. Quindi parlare con chiarezza, avere un rapporto aperto e veramente cercare di generare quel rapporto di fiducia. Cioè, guarda, è inutile che venga qui a raccontarti storie. Fino a ieri questi sono i dati, e quindi raccontando i dati di ieri puoi raccontare la tua professionalità, dirgli, fargli vedere che tu sei uno preparato, uno che sta sul pezzo, che conosce bene la materia. Dopodiché gli dici, adesso c'è un'altra situazione, una situazione che non conosciamo, possiamo mettere sul mercato l'immobile a una determinata cifra, ok, che possiamo stabilire insieme in linea con quello che potrebbe essere A, delle previsioni di massima, B, il nostro background passato, e vedere come risponde il mercato. Sentirci con più costanza e non darmi un incarico a 12 mesi e ci sentiamo tra 12 mesi, ma ci sentiamo ogni mese con un incarico fiduciario, insomma, più lungo termine, ma ci sentiamo ogni 15 giorni per fare il punto della situazione. Navigare a vista io credo che sia la migliore soluzione. Quindi diamo fiducia, stiamo vicino alle persone e trattiamole come persone e non come numeri. Questo credo che valga un po' sempre, ma a maggior ragione in una situazione delicata come questa. Ecco, sicuramente una cosa che ha portato questa emergenza sanitaria. Allora, prima diciamoci la verità, le cose stavano andando discretamente bene, c'era una ripresa delle transazioni, un ottimismo più o meno generalizzato, e la tendenza, insomma, a dire bene, lavoriamo, investiamo, acquisiamo immobili, vendiamo e andiamo avanti, tiriamo avanti dritto. Oggi come oggi vediamo che questo, al di là dell'isolamento sociale, che ci sta avvicinando molto di più sui canali social, come stiamo facendo noi adesso, e a livello digitale, ma ci sta avvicinando anche come persone, la famiglia, si sta più a casa, si vive più di la famiglia. Secondo te, Salvatore, nell'ambito delle agenzie immobiliari, questa esigenza
di fare gruppo, di fare squadra a livello di agenti immobiliari. Questa può essere la goccia che farà traboccare il vaso, cioè ci sarà una reale volontà di fare gruppo fra agenti immobiliari per poter lavorare insieme, lavorare di più. Mi vengono in mente reti, aggregatori, MLS, chi più ne ha più ne metta. Guarda Alessandro, io me lo auguro di cuore, perché spero che questa sia l'occasione per abbandonare la mentalità cane mangia cane che c'è sempre stata nel settore tra gli agenti immobiliari, no? Citando un paio di film, viene in mente il Gladiatore, quando Russell Crowe all'interno del Colosseo, aspettando che si aprissero i cancelli e di vedere contro cosa dovevano combattere, dice ai suoi compagni: avremo maggiori possibilità di rimanere in vita se resteremo uniti. E questo credo che valga anche per gli agenti immobiliari, che avranno maggiori possibilità di superare queste emergenze e riemergere se faranno squadra. L'unione fa la forza, ma non è soltanto la condivisione di immobili, è anche la condivisione di idee, la condivisione di soluzioni, è il momento del confronto, cioè collaborare. MLS non vuol dire solo collaborare, vuol dire anche condividere, ma condividere tutto, perché da questo punto di vista quello che possono fare due o più agenti immobiliari che si mettono insieme è certamente di più di quello che ognuno di loro può fare singolarmente. Se gli agenti immobiliari faranno finalmente rete, uno più uno può fare anche 11, non soltanto due. Quindi io me lo auguro, così come mi auguro anche che questa crisi ci aiuti a consapevolizzare un aspetto importante. Io sono nel settore immobiliare dagli anni 2000, ho cominciato prima lavorando in un'agenzia qui a Roma e poi dal 2005 facendo formazione. Quindi ho vissuto anche la crisi del 2008. E mi ricordo che dal 2001 al 2008, siccome il mercato andava alla grande, tutti pensavano che questa situazione era permanente, non sarebbe mai cambiata. Per cui quando è arrivata la crisi nel 2008 si sono trovati impreparati. Oggi è successa la stessa cosa. Dal 2015 a oggi, gli ultimi 5 anni, il mercato andava benino, per cui non eravamo preparati a questa crisi. Siccome è già la seconda volta che mi capita, io spero che d'ora in avanti noi diventeremo preparati a questo, cioè ci mettiamo finalmente in testa che la vita è un'altalena, che va anche quella economica, va indietro e va avanti, è come le onde del mare, no? Quindi nel momento in cui il mercato tira devi essere pronto che tutto questo dal giorno alla notte, come è successo adesso, può cambiare, devi farti trovare pronto, così come quando il mercato frena come adesso devi farti trovare pronto per quando ripartirà. Ecco, io credo che se noi acquisissimo questa mentalità ci troveremo molto meglio in futuro, anche con nuove eventuali crisi che ci saranno, insomma. Guarda, sposo in pieno il tuo ragionamento. Sono uscito da 10 anni di franchising e mi sono messo per conto mio. Adesso abbiamo appena fatto una rete di imprese fra agenti immobiliari singoli, proprio a sposare questo ragionamento, non tanto per la condivisione degli immobili, ma per la condivisione di expertise, risorse, e anche da un punto di vista imprenditoriale è sicuramente molto più conveniente, ma soprattutto anche da un punto di vista umano. Come diceva prima Patrick, l'imprenditore fondamentalmente è solo. Se si circonda di imprenditori simili a lui, cioè uno più uno non fa due in quel caso, fa tre. Esatto. Quindi c'è sicuramente una potenzialità. Ma anche perché questo renderebbe la categoria unita, e una categoria unita è più forte in generale, quindi penso che veramente o adesso risorgiamo come collettivo o rischiamo veramente di morire individualmente. Adesso aspetto Spinelli che mi faccia il commento sull'associazione di categoria unica, però arriva adesso. Che saluti di Antonio, caramente. Mi ricollego all'MLS, anche se non era il tema di oggi, perché ho visto anche un commento appunto del buon Vito Antonio. Patrick, tu eri nato, diciamo, con Reopla, con il servizio appunto di MLS, programma di condivisione di immobili. Cosa ne pensi in merito anche alla domanda che ho fatto prima del fatto di fare squadra, come vedi lo scenario futuro? E poi, se vuoi rispondere a Vito Antonio, che ti ha fatto una domanda diretta, come mai hai cambiato direzione? Volentieri. Parto rispondendo a Vito Antonio. Purtroppo sull'MLS
abbiamo commesso buona parte di tutti gli errori che si potevano fare, nel senso che è stato il nostro primo progetto. Tutt'oggi io sono assolutamente un fan dell'MLS e sogno ancora, mi piacerebbe moltissimo vedere una rete MLS dove partecipino tutte le agenzie. Personalmente l'ho preso un po' sotto gamba, pensavo fosse più semplice spiegare il perché della collaborazione. Io venivo dal mercato degli Stati Uniti dove l'avevo visto applicato e quando sono venuto qua in Italia mi chiedevo come mai non esistesse, come mai nessuno lo stesse facendo, quindi pensavo fosse un pochettino più facile. A livello imprenditoriale è stato un problema questo, perché rendeva ineconomico il progetto così per come era stato creato. In realtà però non ho abbandonato del tutto l'MLS, sono felice di sapere che molti dei gruppi che avevamo creato in quel periodo tutt'oggi esiste. Tre giorni fa o quattro giorni fa ho partecipato a una diretta di Milano MLS, che è stata una delle nostre prime reti, e sono felice di vedere che la collaborazione, per quella che intendo io, che intendavamo noi, cioè un insieme di professionisti che si confronta oltre che condividere immobili, continua a funzionare. Nutro dei dubbi che sia fattibile a livello nazionale o di tutte le agenzie, e l'economicità dietro questo progetto è relativamente difficile, quindi tanto di cappello e complimenti a chi lo continua a portare avanti, Repla tra tutte, che sta ottenendo comunque ancora degli ottimi risultati. È un progetto molto difficile, mi auguro che comunque si vedrà in futuro. Perdonami Alessandro, mi hai chiesto anche qualcosa in merito a quello che dicevi tu prima. Sì, se credi che questa crisi sarà la chiave di volta per finalmente far entrare nella testa degli agenti immobiliari la cooperazione e non più la corsa singola. Non lo so questo, io ho iniziato a fare questo lavoro, ho aperto Reopla nel 2014, quindi nel periodo peggiore forse per numero di compravendite, nel periodo in cui le agenzie andavano peggio, e in quel momento sembrava quasi facile convincere chi già ci credeva un pochettino che collaborare era la soluzione. Purtroppo in questi anni appena il mercato è cambiato, e questo deriva dal confronto con chi tutt'oggi fa collaborazione, tante agenzie sono tornate a staccarsi, solo chi ci credeva per davvero è rimasto a far rete. E tanti altri si sono staccati. Quindi questa situazione di emergenza credo che avvicinerà di nuovo una buona parte di agenzie, anche se poi purtroppo ho paura che siano destinate a sgretolarsi di nuovo un pochettino, perché la collaborazione non porta risultati immediati. La collaborazione può portare risultati nella quale 1+1 non fa 2, come dicevamo prima, ma fa 15, ma nel tempo. C'è bisogno di fiducia, c'è bisogno di conoscerci, c'è bisogno di creare metodologie operative comuni, c'è bisogno di creare un processo, non viene creato dall'oggi al domani, e quindi solo chi ha pazienza può perseguire secondo me quella strada con successo. Ma guarda, adesso Pasquale, volevo confrontarmi un attimo con te. Io credo che questo blocco, che mi auguro ma non credo si risolverà il 13 di aprile, porterà dei gravi danni da un punto di vista economico, soprattutto alle grandi agenzie con grandi costi fissi, grandi sedi e grandi esborsi mensili che sono stati obiettivamente, che continuano ad esserci, ma gli introiti sono bloccati, mentre io ho dei costi relativamente bassi, per me fortunatamente insomma ho fatto la formichina, quindi posso durare un po' più a lungo, ecco. Io credo che le conseguenze per le agenzie immobiliari saranno talmente pesanti, purtroppo, che abbasserà un po' quella l'ego degli agenti immobiliari. Noi siamo delle persone con un ego smisurato, no? Noi non collaboriamo, la casa me la vendo io, faccio io, sono il meglio io, vendo di più, sono più bravo, sono più bello. Questa batosta secondo me potrebbe abbassare un pochettino quelle che sono le nostre orecchie, chiamiamole, e renderci un po' più umili, quindi andare a seguire delle strade che prima non avevo mai intrapreso. Pasquale, tu cosa pensi di questa cosa qua? Penso che il problema vero è per chiunque sia strutturato, non solo nel settore immobiliare.
Sì, a parte il settore alimentare e quello farmaceutico, dove crescono a dismisura, perché ovviamente sono gli unici che riescono a fare volumi di fatturato e anche con delle crescite esponenziali, del resto tutto prevalentemente in difficoltà. Io però ho un mio credo, no? Ed è un problema d'origine, no? Quindi nel nostro essere latini. Quando va male siamo tutti vicini, quando siamo forti saremo tutti indipendenti. Io credo molto più nelle reti di impresa, come dicevate prima un po' tutti, che fanno squadra condividendo idee, condividendo, come posso dire, evoluzioni, condividendo meccanismi, però non condividendo gli immobili. Perché nel settore immobiliare c'è troppo individualismo, fa troppo gola la provvigione piena, e quando tornerà un mercato in salute rivedremo, diciamo, questi atteggiamenti, come dici tu, di ego, ma in realtà anche senza guardare il lato dell'ego, io credo guarderei anche semplicemente quello di interesse, dove tu vedi l'immobile interessante, vendibile, ma dici, ma perché devo condividerlo? Che poi è il peccato originale, insomma, dell'MLS, diciamo inteso come condivisione di immobili, no? E quindi in un mercato in salute io vedo sempre, insomma, chiunque cerca la scorciatoia o comunque sia di fare man bassa. In un mercato difficile è un po', faccio un esempio drastico così rendo chiara l'idea, qualcuno di voi o perlomeno quanti di voi non pregavano da un sacco di tempo e quanti si sono riavvicinati alla preghiera? Insomma, quando c'è in qualche modo, insomma, un momento di difficoltà, siamo tutti pronti, insomma, a rimettere mano a situazioni che non erano più familiari con noi, no? E quindi così cerchiamo aiuto, cerchiamo appoggio, cerchiamo consigli. Probabilmente queste live in un momento diverso non avrebbero questo seguito, no? Quindi sono figlie del momento, tutto è figlio del momento. E quindi bisogna essere lucidi anche sotto questo punto di vista. Quindi ribadisco proprio il concetto che tagliare i costi in modo razionale, in modo etico, eccetera, eccetera, in questo momento è fondamentale, perché non possiamo aspettarci che si saranno 2 mesi di stop, perché comunque la ripresa sarà una ripresa graduale, una ripresa che probabilmente potrebbe partire dall'Italia, perché siamo stati i primi a innescare il meccanismo, ma poi gli altri paesi sono arrivati dopo e quindi comunque siamo circondati ancora da attività che devono evolversi. Considerate che il mercato delle compravendite e così come quello probabilmente dell'automobile, dove sono beni ovviamente di una certa importanza, dove tu ti impegni magari facendo un mutuo a 30 anni, solo se in questo momento ti senti in fiducia, e torniamo di nuovo al concetto di fiducia, ok? Non sei sicuro quando firmi, a gennaio non eri sicuro che per 30 anni tu avresti avuto un lavoro certo, un guadagno certo, vi dicendo. Firmavi perché era un momento di fiducia, ok? Oggi magari non sei disposto a firmare, non perché la banca non ti dà il mutuo, perché le banche magari non fanno mutui a tassi interessanti, e la tua situazione di fiducia è completamente cambiata e quindi ci saranno anche meno compravendite dettate da questo elemento, ok? Prima dicevi un'altra cosa, proprio forse nell'ultima live ho toccato questo tema e volevo ribadirlo perché secondo me ha un nesso proprio in quello che stiamo dicendo oggi. Noi ci siamo trovati a vedere una bellissima lettera di un nuovo portale, secondo me la più bella di tutte tra le tante comunicazioni che sono arrivate, proprio con una filosofia di marketing veramente forte, che è arrivata un po' a tutti, e raccontava come gli scenari potrebbero cambiare. Ma un bravo agente immobiliare non deve soltanto guardare il trend del momento e quindi mettere o andare alla ricerca di immobili con giardino, con balcone, eccetera, eccetera. Un bravo agente immobiliare deve guardare in faccia il proprio cliente e dirgli: amico mio, che cosa stai cercando tu realmente? Cosa ti serve in questa casa? Quante camere hai bisogno? A che distanza dal lavoro deve essere? Che tipo di vicinato ti piacerebbe trovare? Okay, quali comfort tu hai bisogno necessariamente in casa? Cioè ragionare, parlare con le persone, ascoltare i loro bisogni e rispondere di conseguenza, perché le case tra qualche mese torneranno il dormitorio di prima e non avrai comunque voglia di tagliare il giardino e farti venire il pollice verde. Oggi, per quanto tu viva una situazione ovviamente di angoscia e lo spazio aperto come quello che c'è padre in questo momento è ambito da chi che sia, magari tra qualche mese ti renderai conto che non potrai mai riviverlo, perché vai avanti casa lavoro, e forse la tua situazione migliore è avere uno studio in casa, forse la tua situazione migliore è quella di avere 2 bagni o 3 bagni, perché magari siete un numero di persone in casa, insomma hai altri tipi di necessità, e quindi gli investimenti devono essere orientati al tuo far bisogno. Secondo me un bravo agente immobiliare deve rispondere alle necessità e far
tirare fuori al proprio cliente quali sono le vere necessità, così non lo perdi, così lo accompagni in giro, così magari veniamo al tema della prossima live, al property finder, quindi così puoi accompagnare le persone una volta che tu sai realmente cosa cercano. Quindi c'è tutta una serie di attività da fare. Fare l'agente immobiliare non è semplicemente fare la compravendita, ci sono tutta una serie, ma lo sanno chi ci segue, insomma, noi diciamo nulla di nuovo. Il problema è che molte volte bisogna rispolverare alcune situazioni con le quali, o magari alcuni argomenti con i quali non eravamo così familiari, no? E questo è il momento. Ecco, prendo la palla al balzo, che mi hai parlato di fiducia, per fare una domanda a Salvatore. Sì. Oggi noi siamo a casa, possiamo in qualche maniera acquisire il contatto di una persona che può vendere, possiamo, grazie alle videoconferenze, i tool di valutazione online, fare la valutazione, fare la visita, prendere l'incarico, ma come possiamo fare per guadagnare la fiducia del cliente? Perché la fiducia del cliente che ci deve dare da vendere o deve comprare una casa, molto si basa anche sull'immagine, sul comportamento, sulla presenza fisica, la stretta di mano, la mimica. Come possiamo guadagnare oggi, quando tutte queste cose non ci sono, perché non abbiamo contatto fisico con il cliente, per poter guadagnare la fiducia del cliente e concludere la nostra trattativa? Ok, Alessandro, intanto prendo spunto per anche fare una riflessione insieme a voi. Prima di questa crisi spesso mi chiedevano, vedendo queste prop tech, come si chiamano adesso, insomma, no? Ma secondo te la figura dell'agente immobiliare in futuro sparirà? Ecco, questa crisi ci ha fatto vedere, toccare con mano, che in un momento dove c'è solo la tecnologia, la figura dell'agente immobiliare non è sparito, nessuno riesce a vendere case online, no? Quindi penso che questo sia comunque un aspetto positivo anche di questa crisi. Non so se condividete questo mio pensiero. E poi mantenere la fiducia attraverso attività di pubbliche relazioni online, perché la fiducia ha una stretta relazione con i contatti che abbiamo con una persona, e i contatti li possiamo fare anche online, quindi attraverso chat come Messenger, piuttosto che videochiamate, piuttosto che il personal branding, quindi la produzione anche di contenuti di qualità che possiamo fare sulle nostre pagine social, sui nostri blog, che possano contribuire a ispirare fiducia, perché la fiducia si può soltanto ispirare, ma le persone possono acquisire fiducia in noi apprezzando proprio i nostri contenuti, e soprattutto nelle relazioni anche a distanza che abbiamo con le persone, essere di supporto, essere d'aiuto. È questo che poi ti fa prendere fiducia. Quando tutto questo finirà, perché prima o poi, che sia aprile, maggio, settembre, finirà, chi sarà stato bravo a non fermare la produzione in questo senso, cioè a restare in contatto con le persone, a lavorare sul piano della fiducia, poi sarà quello che ripartirà prima e vincerà la sfida del mercato. Quindi io penso che adesso abbiamo il tempo, un altro bel dono che ci ha fatto questo periodo è darci finalmente tutto quel tempo che non avevamo, sfruttiamolo per metterci a produrre contenuti di qualità, no? Rivedere il nostro personal branding e lavorare sul piano della fiducia con le persone. Possiamo fare solo questo, no? Facciamolo. Esatto, esattamente. Vediamo, prima di vendere un prodotto bisogna vendere la fiducia e competenza. Allora, beh, insomma, abbiamo fatto un'ora e un quarto di live abbastanza intensa, mi sembra di capire. Abbiamo visto un buon coinvolgimento del pubblico. C'era qualche altro tema, Pasquale, che volevi affrontare nello specifico? Ma guarda, fondamentalmente, insomma, i temi li abbiamo affrontati un po' tutti. Devo dire che il tema della valutazione degli immobili è stato toccato ampiamente e abbiamo visto come divide ancora. Io credo che bisogna prendere coscienza che la tecnologia va di pari passo con quello, e andrà sempre di più di pari passo con quello che sarà l'ausilio dell'essere umano, quindi della persona, no? E non bisogna aver paura della tecnologia. E la tecnologia è un ausilio. Stiamo entrando, insomma, in quella che tutti definiscono l'industria 4.0, no? Parliamo anche qui, se vogliamo, di intelligenza artificiale, no? Quelli che tramite alcuni processi, noi l'apprendimento che tutti conosciamo, insomma, di queste macchine come machine learning, no?
ma oggi già ci sono degli elementi, tipo, che ne so, il chatbot, no? Mi viene un esempio, gli assistenti virtuali di Apple, di Google e quant'altro. Tutti i sistemi che devono servire ovviamente a migliorare il servizio che possiamo erogare. Ho detto prima il chatbot. Chatbot risponde per voi 24 ore su 24 con delle domande preconfezionate, analizzate in misura di quelle che sono risposte, eccetera, eccetera. Quindi performando meglio e facendo, passatevi il termine, in alcuni momenti un po' il Forrest Gump della situazione, che non era proprio un fulmine di guerra, però faceva quello che bisognava fare. E proprio per quello riusciva, no? E qui molte volte il metodo, no? Avere un protocollo operativo, avere delle risposte, insomma, chiare, e magari anche ripetitive, no? Che magari tu non hai voglia di dare, perché figlio di un momento, tu in quel momento magari hai la testa altrove, invece il chatbot può lavorare per te. È ovvio che si diceva, forse qualche settimana fa con degli amici, l'ultimo miglio rimane, insomma, dell'agente immobiliare. Ricordo un dato e non mi stancherò mai di dirlo. Le famiglie italiane in media, la casa media delle famiglie è 160.000 euro, no? E dall'altra parte il mutuo medio è 120.000 euro. Quindi questo cosa vuol dire? Stiamo parlando di persone, di famiglie che vanno accompagnate. Quindi come puoi pensare di mandarle solo allo sbaragli in rete che facciano tutto da solo, che negoziano loro con le banche per avere il credito migliore e che negoziano loro tra la signora Maria e il signor Mario Rossi e magari a distanza di 30, 40, 50 mila euro su 160, quindi abnorme, e non troveranno mai un punto di incontro perché o uno o l'altro o tutti e due non hanno una sapienza salomonica, no, per trattare. Quindi il ruolo dell'agente immobiliare è un ruolo indispensabile, bisogna però fare formazione perché non rimanga semplicemente un accompagnare le persone, insomma, alla compravendita in atto, ma devono saperlo portare, insomma, con sapienza e cercare di dare soddisfazione ad entrambe le parti. Quindi non deve essere solo finalizzata a concludere una vendita, ma a lasciare, come dicevamo all'inizio, insomma, il gusto buono di quello che abbiamo fatto a tutte e due le parti. Quindi quando tu hai accontentato una persona, cioè una famiglia, hai vinto. Questo secondo me è lo scopo. Poi il guadagno arriva dalla porta di dietro, tu devi erogare servizio, il guadagno arriva dalla porta di dietro. E tra l'altro ho sentito prima Pasquale che preannunciava che la prossima live sarà sul Property Finder. Allora Alessandro, se mi permetti, volevo aggiungere una cosa, così ti do anche degli spunti per rispondere alla domanda che ti rivolge Marta. Max Russo e Fabio Burlando, due espertoni. Voglio dire, prima parlavamo di difficoltà a collaborare in Italia, che si dice sempre che è una questione di mentalità e di cultura. Per me è vero, però è anche vero che è una questione di metodo, perché dalla mia osservazione, nei paesi dove non c'è la figura dell'intermediario, non c'è solo quella, ma c'è anche la figura dell'agente, del venditore e dell'acquirente, quindi di uno che ha case ma non ha acquirenti e l'altro che ha acquirenti ma non ha case, lì sono obbligati a collaborare e la collaborazione funziona meglio. In Italia, dove c'è la figura dell'intermediario, per cui, come diceva prima Pasquale, se me la posso vendere da solo, prima ci proverò fino alla morte, poi se proprio non ci riesco, al limite mi apro un po' alla collaborazione, ma dopo due anni che ho sputtanato quell'immobile sul mercato, no? Il problema, secondo me, è anche di metodo, per cui io sono... La velocità di esecuzione fa tutta la differenza. Sono un fautore, appunto, che anche in Italia, mi fa piacere che la prossima diretta sia su questo tema, così diffondiamo un po' questa cultura anche in Italia. Bravo Pasquale. Allora, rispondo a Marta, visto che anch'io ricevo una domanda. Allora, noi in Italia siamo fortunati come categoria perché abbiamo un impianto normativo che ci consente di nasconderci dietro ad un articolo, a una normativa che ci garantisce il diritto, il famoso diritto alla provvigione, che secondo me non è un diritto, ma è un qualcosa che va conquistato. Quindi tendenzialmente io sono per la consulenza di parte. È chiaro che bisogna saperla fare innanzitutto, perché ci sono delle regole. Consulenza di parte vuol dire anche seguire il cliente acquirente, che è il cliente principale, ma noi siamo focalizzati sull'immobile, noi ci interessa solo acquisire immobili. Il nostro life motive sono appunto gli immobili. Quando inizieremo a spostare il nostro focus, so che è una frase abbastanza inflazionata, però dai, lasciatemela giocare, sposteremo il focus dagli immobili alle persone, forse potremo iniziare a parlare di consulenza di parte,
mandati all'acquisto e cose del genere. Comunque io, ecco, sposo questo tipo di operatività, che è la base poi della collaborazione immobiliare, insomma, ecco. D'accordissimo anch'io. Assolutamente sì. La collaborazione funziona realmente quando vorrà abolire la legge della doppia provvigione, esatto, quello che dicevo io. Purtroppo noi paghiamo lo scotto, e questa è una cosa che dovrebbero fare frecciatina alle associazioni le politiche, però ovviamente no. È l'ultimo dei problemi, perché se vanno a cambiare quell'impianto normativo, ci sarebbe una levata degli scudi di tutti gli agenti immobiliari italiani che vogliono arrovellarsi il diritto alla doppia provvigione, si guadagna di più. E abbiamo la scusa dell'articolo di legge, quindi insomma, soprattutto nelle controversie, il diritto. Ma sì, però Alessandro, è un diritto che poi non viene esercitato nella pratica. Io ricordo, sai, adesso tutti quanti a lamentarsi di questi, diciamo, agenzie immobiliari online che spesso prendono la provvigione solo da una parte o magari una piccolissima provvigione dall'altra. Ma io ricordo che già che quando facevo giornali c'erano le vetrine in prima pagina con la scritta provvigione 0% per chi vende. Cioè, esistevano già questi messaggi. E oggi è solo più amplificato, e dietro magari spesso ci sono anche dei fondi con dei capitali importanti che investono per cercare di fare un mercato diverso. Quella è fare marketing in modo diverso. Non, attenzione a non definirle proptech, perché la proptech è un'altra cosa, ma abbiamo già affrontato più volte senza tornare sul tema. E il concetto è che già esiste l'intermediazione, diciamo, soltanto da una parte, andrebbe regolamentata. E tu che rappresenti, comunque sei un consigliere in Fima Verona, però comunque molto apprezzato anche al nazionale, secondo me dovresti batterti insieme ai tuoi colleghi ovviamente per questo, perché la categoria credo che abbia la necessità, insomma, in qualche modo di essere rappresentata bene, e soprattutto, se mi permetti, avere il riconoscimento di un ruolo. Questo è uno dei temi fondamentali, e oggi già il fatto di non avere il riconoscimento di un ruolo in qualche modo squalifica la professione. Quindi partiamo anche dalle basi, molte volte cerchiamo sempre di trovare la magia, ma basterebbe anche partire da lì, poi arriveranno tutti gli altri interventi. Bisognerebbe tornare, battere i pugni sul tavolo e chiedere, insomma, di essere riconosciuti. D'altronde, considerate che le compravendite e l'intero comparto immobiliare tutto muove un quinto del PIL nazionale, il 19%, quindi è una fetta importante. Se il mercato va bene, il mercato va male, in Italia dipende molto dal real estate. Quindi io batterei anche su questi temi molto basic. Sì, torniamo sempre il famoso cane che si morde la coda, torniamo sempre alla mancanza di unità come categoria. Come possiamo noi, se siamo divisi alla base, pretendere delle associazioni unite o delle azioni unite? Essendo frammentati alla base, si fa fatica ad avere una credibilità innanzitutto. E poi... Guarda Patrick, scusa... Alessandro, scusami se ti interrompo. Patrick all'inizio diceva giustamente una statistica che avevamo noi del 2012, dice che 2,7 persone diciamo erano all'interno di ogni nucleo di agenzia immobiliare. Quindi facciamo 3 persone ad agenzia, tanto per fare un numero pratico. 40.000 agenzie per 3 vuol dire 120.000 persone. Più tutto l'indotto, potrebbe essere una lobby mica da ridere. Cioè, stiamo parlando comunque sia di un numero importante che ha un peso specifico. Basterebbe raccogliere una serie di firme, basterebbe almeno un'unione in queste situazioni. E quando tu tocchi il proprio, l'unione in tal senso la trovi, bisognerebbe coordinarla e avere un focus, quindi una rotta comune, e che spesso e volentieri si hanno rotte diverse per interessi di politici e non di qualsiasi natura. È un tema molto grande, quindi non è che ci possiamo arrogare noi, insomma, di poter dare delle risposte in questa live, però secondo me bisognerebbe ogni tanto partire dalle basi, da lì costruire un pezzo nuovo. Allora, vi devo mettere al corrente di questa cosa. Stiamo entrando in un argomento che possiamo stare qua fino alle 10 di questa sera, che sono le prove. Io, Pasquale, ti chiedo l'autorizzazione, perché c'è gente che ha scritto che la storia di attenzione sta diminuendo. Per me non è un problema, se voi parliamo di provvigioni. Però qui rischiamo la gente di andare a fare. Magari facciamo un'altra diretta. Dai. Facciamo una diretta, sì, facciamo provvigioni, giuro.
Va bene. Certo, certo, assolutamente sì. Direi che siamo ai saluti, se siete d'accordo, perché insomma abbiamo occupato il tempo di tanti, ringraziando tutti quelli che ci hanno seguito e voi che avete accettato di partecipare alla live. Alessandro, che indisciplinato ha deciso di fare ovviamente il timoniere e di portarci in un bel porto comunque, perché comunque ci hanno seguito in tanti, quindi grazie. Terremo queste domande per altri ospiti. Però è venuto fuori con tagliati i capelli, eh. Mi aspettavo qualche tuo hashtag, sai, i tuoi cartelli mitici. Guarda, avrei anche bisogno, perché come disse il buon Mattarella, è un po' che non vado dal barbiere. Sei l'unico. Beh, loro ce l'hanno in casa, fanno i furbi, insomma, loro sono sempre a posto. Va bene, grazie ragazzi, grazie ancora. Grazie davvero, grazie di cuore. Grazie a tutti quelli che ci seguono. Grazie. Rudy Bandiera, Max Ruccio e Fabio Burlando mercoledì, ragazzi. Super panel. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.